saluti dell'associazione, dell'associazione sociale Francesca Comprani, che da tanti anni è nata, ma tra i suoi obiettivi ha messo proprio quello di mantenere le tradizioni e in modo particolare quelle legate al cambiamento. E di questo voglio ringraziare, dobbiamo ringraziare Carlo Mezzaroli che in tutti questi anni si è sempre seguito, guidato, orientato, diciamo per noi è un grandissimo collaboratore, una persona di riferimento, quindi gli siamo davvero grati per questa preziosissima collaborazione senza la quale probabilmente non riusciremo a realizzare. La nostra associazione è nata tantissimi anni fa, per la precisione 26 anni fa, si intitola a un austro tedesco, Schur, Friedrich Schur. Ogni tanto mi chiedono, ma se vuol dire Schur in dialetto? Non so spiegare cosa vuol dire, però posso spiegare chi è questa persona straordinaria che è venuta in Romagna nei primi del Novecento per studiare la nostra pronuncia. Ah, una cosa importante che fa la nostra associazione è il giornale alla Lunda. Abbiamo fatto tante cose in questi 27 anni che oramai è difficile ricordarle. Ne ricordo alcuno. Il progetto è Il paese, la mia lingua, è una serie di riprese di autori viventi che recitano le loro cose. Questo è Romagna Slang, che è il canale YouTube che abbiamo messo in moto, diciamo così, nel 2017 e poi ha continuato nel 2019, nel 2020, nel 2021. In tutto siamo riusciti a fare oltre 90 registrazioni che si possono vedere tranquillamente su YouTube, basta cliccare YouTube Romagna Slang, vengono fuori tutte le nostre clip. Oh, questo che vedete qui si chiama Radames Garoia, che ha fatto diversi, come hai detto tu, sono già 9 anni che fai gli interventi nelle scuole, amato da tutti i bambini, ve lo dico, perché lui riesce a farsi amare dai bambini. Oh, qui ci sono anche i corsi laboratori teatrali, poi facciamo anche dei corsi e laboratori di dialetto. Qui vedete una foto di Casadio che insegna a scrivere il dialetto e io gli faccio da assistente. I trebbi, come stasera stiamo facendo un trebbo, sono stati sempre la nostra passione. I trebbi che facevamo erano molto belli perché andavamo in giro per la Romagna. I nostri archivi, anche questa è una parte importante della nostra associazione perché noi stiamo raccogliendo il più possibile. Oltre ai libri, e ne abbiamo, io credo, oltre i 2000, abbiamo anche tante registrazioni di commedie dialettali, di incontri come Trebbi, come questa sera, e anche una bella raccolta di copioni dialettali. Bene, io credo di aver detto tutto, non voglio rubare tempo al presidente Belli dell'associazione del Chisiti Fuel. Ti passo. Nel luglio del 2009, un'associazione che poi è sparita, si chiamava La Torre sul Fiume, fa una festa a Roversano di Cesena, che è la torre che vedete passando sulla I-45, e chiama questa festa Tel Chisiti Fuel. Organizzano questa festa bellissima, che è andata benissimo. C'era anche Ivano Mariscotti, che vorrei ricordare questa sera. Diceva il volantino che ho qui: tutti possono salire sul palco ed esibirsi. A Maracmano, lo scorso di dialetto, è una festa del dialetto romagnolo, musica, poesie e canti, comicità in dialetto romagnolo. E questa festa importantissima permette nel febbraio del 2010 di costituire l'associazione Tel Chisiti Fuel. L'associazione
e senza scopo di lucro, nasce con la finalità di diffondere, promuovere, valorizzare la cultura del dialetto romagnolo in tutte le sue forme e ritenendo il dialetto uno strumento capace di unire e non di dividere per la sua specifica capacità di mutare e trasformarsi da luogo a luogo sino a sfumare impercettibilmente in altro da sé. Collaborerà con altri enti, con altre associazioni che si propongono il medesimo scopo. L'iniziativa che ci sarà domenica prossima e presenteremo dai testi teatrali del Settecento rappresentati nella zona del Cesenate gli intermezzi che erano in dialetto e quello che presenteremo col commento di Franco dell'Amore e di Ennio Grassi si intitola Cicon cus fa la sposa ed è proprio un dialetto anche diverso dal nostro, quindi lo abbiamo reso fruibile, ma vogliamo far vedere come il dialetto romagnolo del Settecento era un'altra roba ed è molto importante. E quindi continuiamo a fare questo tipo di lavoro, ma anche nelle scuole, qualcuno di noi è andato, Rada Mesva, e credo davvero che ci sia da fare un paio di considerazioni, perché oltre a presentare questi libri, questi poeti, noi crediamo davvero che ci sia un po' da pensare che il valore del dialetto sia un po' diverso dal... è un po' come parlare in inglese e parlare in inglese, cioè se parli del dialetto non è la stessa cosa del parlare in dialetto, c'è una cultura dietro al dialetto, quindi alcune questioni si tramandano solo in maniera onirica, non è che tutto il dialetto è scrivibile. Noi vogliamo continuare anche perché ci scambiamo questi ruoli, ma le due associazioni è fondamentale che lavorino insieme, quindi ripeteremo questo Gattozzi nei territori, quindi ne faremo una Ravenna, una Forlì, una Forlì Pop, una Sassi, una Cesena, perché crediamo che la diffusione di questo modo di fare sia estremamente importante e che questa collaborazione fra la Schur e Tecnici Tefior è come se fosse un corpo con le due gambe, quindi riesce a camminare e ultimamente abbiamo visto che è riuscito anche a correre. Ma grazie a Radames perché è il collegamento, il tre unioni fra le due. Ma io dico la verità, è da un po' di tempo che ci pensavo, ma perché le due associazioni devono viaggiare per conto loro e non andare a congiungersi? E allora ho fatto tutti gli sforzi possibili per riuscire a fare questa rassegna, questa iniziativa che vede coinvolte le due associazioni ed è il primo caso, spero che sicuramente sia il primo di una lunga serie. Sta maniera, se,
le vere, te proprio so, l'Italia è un patrimonio totemò, che vuoi imparare cinese e giapponese. Me, con la voce del poesia, la matita la madre in pensier e a martruf di virs scritti in dialetto. E sarà il ricordo di quel che si donna, e sarà che me, perché sono me, e che i pensieri sei un po' più scetti. Avut mente per esempio in Felga Toffel, fare il sonnetico, un este square. Se una donna us disse una slandrona, us tocca tradusa sfaticata. Se un dietro si disse svidureda, un este square di scollacciata. O se no, se da sine patacca o no, in italiano suonerebbe minchione. E poi ho potuto mettere, se ho le cicciui, se mi ha distratto, le tue fedi complimenti. Chissà perché la buona tartaruga in dialetto la stiamo messa a cavare. E la piattaposta, alla cui itta ha fatto una bella caramella. E poi il baccalà, le brise un pesce, e voli in sì, e osceva l'aquilone. Insomma, a fare la punta, il nostro dialetto è una lingua da rispettare e non smingare. Allora, a chi non sai la grande dignità di fare poesia e il potere di clamare. Qui abbiamo un magico incontro, sempre di Mirta Contessi, la punta mare. La mia amica Cesira, la stantana, che era battente con sei un uomo, una sera balea scappasse in tocca e inizia a fare i tre, non sa se trova convenzione. La singata, vedessi. Ma il suo troppo dentro per pensare a voi. Ma va là che ci corazzona, un chi duce, sui, chi vorrà la sampa. E io da lì che aveva buon, un bicchiere di scette. E se, ma, io più stantene, ma sta dal sepa. E prima che scoprò un tema, le mie cadeghe tutti i miei difetti. Ma sta pure, che sta passando a terra. Duca, te da sapere che hai una tante in ti capelli. Oh dai, non mi l'avevo mai detto. Però a me che non ho piosso, passi a dì. Oh, e tu a te la confessie, come chi dà? Ora, beh, ora ti tiro da sto te. Ma te, che ti nego un po' d'artrosi, sciopinta, smagini, pinta, vanto! Ma io scacca, non te più, io scacca il cucine, i picchi sgoffa la sera, a me indormare, la sala televisione, la mattina, a stare un'ora che vede. Ma io muro, a sornaccio un po' che posso solo. Cesira, la guardè, no, ma guardè lì e a segno da quattro si innamorè. Ma in principio mi voleva credere. Ma lei per te, a io incontri, chi deve esaldare nella sparmà? E chi voleva contarte? E poi tanteva. Giglione Neri invece è una autrice e legge poesie di sua composizione. A te la parola. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Il collegio di Forlì. Ecco, me avendo Furlè. E a scrivere in dialetto, perché in dialetto un famiglio, come dire,
quel che vuol dire, quel che so ambiente, quel che so presta, in dialetto è tutta un'altra roba. E io bisogno di dire, ma non che scriva in dialetto. Siccome che io tu due trien che avevo vissuto, purtroppo ognuno ha su una sua, purtroppo, io sono un po' difficile, ma io più scriva a quel stesso. Quindi mi dispiace che al posto ridere come fa Garoia, nel professo ma fa ridere. Però quel che io scrivo è questo qua. Quando un Covid, le al 4 della mattina, a soldare in Clacusano, adesso a festi, se fosse fede, dalla mamma non posso andare, a festa da maglia per i bambini, cosa dì? Agli ampovni, andai a dire, le prumi lì, alle zone lì, ma in bacconto. Tu magari a festa un conto, in cui la spesa alla voi fe, un sfutrasse in parmanie, se non si giubè, usse da fatte dè, a sua ancora da parmè. E mi marito un durmion, una specie di un canone, apparecchio per la passione. Intanto ascolto una canzone, Romagna mia, parmi sé, che può il canto romagnoli, e sta sogno di marito. Sa si, in chi smida? Tutto sta morta, ne può fare, un specie tutto il condominio, pure me che abominio, sta un po' sé, fammi il piacere, con un bel serpino e cacciato in testa tu. In testa tu io ce l'ho, per fino a spoglia a te a te. Te va tu un bucio sta svese, che mangia in allegri, tutti i miei, ui porta lì. Era una cosa un po' scherzosa, perché questo era il periodo in cui eravamo tutti chiusi, cioè il periodo del lockdown, no? E quindi lei era abbastanza dura. Così come è stata dura la Pasqua di quel periodo lì, del 2020, e questa l'ho scritta in riferimento a mia mamma, che era in un pensionato. Pasqua 2020, hai una roba d'os, can sta in bel, in cui Pasqua, mon festa era. Fiore in cui era zecca su, chiesa di virus, per chi la fassi i brazzatelli e la stamberla? Avete fatto un saluto alla mia vecchia, io ci fessi la finestra chiusa, dai scompia di pensione, pianita avess, a posa te, tal se che posa mille te. Da luta a tre mezza in bruiera, guarda bassa, t'am saluto con la mano, le piove un mese che sono in treda, la testa bianca zala spares dritta la finestra serena, in priscia a te capita lei, con ste malon che fa troppo me, sei buzzoni che schies per terra e pioverà più forte d'un timpure. Finalmente ci hanno aperto le porte, siamo andati, è finito insomma, parzialmente, questo incubo. Un pezzo mie, pidale dal nuovo Prancaler, con i capelli in temante, sentì l'odore dell'erba samberga, armescia quella terra. Un pezzo mie, aver spinte grande un zal duré, caldondla sotto l'oz de sol innamorè. Il tris, come Elba Nadel, qui tappalini rossi, pronti da manè, al vite sbrumblevi, al frumetta i bane sanzlès, chi giocherà alla fondinste. La sergite della campagna, in tel che assaste chiusi in tite. Un pezzo mies a mas, a una tableta contenta mi, d'arno tutto quanto in sé, per bene, maniera in allegria, come a noi romagnolo spisa a fe. Un pezzo mie, la serza svan, sotto un fil fetta a stelle, sentì la guazza che schesso ora la pena, scurdeto quel che le ste, e pinse, la vita, la è ancora bella.
E come adesso mi parlate diversa, è anche un po' più diversa, è il dialetto di Serravalle di San Marino. E invito subito l'amico che Guidi. Ringrazio e tutti coloro che sono qua davanti, tutti voi che siete qui, ma voglio dire una parola in particolare a Carlo Ganesca che ha accettato il nostro invito. Noi abbiamo una biblioteca popolare, a Serravalle di San Marino piccola, non è la biblioteca di Stato, però siamo alcuni volontari, ragazzi di una volta, che comunque vogliamo fare qualcosa per tramandare, per riportare ai nostri ragazzi anche il dialetto. Allora, diciamo qualche poesia perché la voce mi tiene. Comincio con una cosa allegra, il titolo è Funerale. Ho seguì con caffè spesso un funerale e un sorriso che ormai non fa dormire. Tenta gente contrita, in fila indiena, faccia di viti, una bella messa in scena. Tolti tre quattro gli amici e i palestri, chi ti fa finta da voi ancora fredda? Ma basta vicine su una muriglia, ricapì che de mor quasi si frega. Da donna al perla Santa Pausa, una lei dice che è più una lavorosa, l'altra lei dice che fa un po' male la gamba, guarda che da venti con che stramba. Duvic si saluta, quasi si abbraccia, di conclatva, sta zitta, la vitaccia. Do ragazzi, i discuti con città, da allora chi è col viste, campionere? Lasciamo perdere perché fai il burdir, per la morta non esiste in dir. E prit il tiraventi si orazione, al don intanto al fai il bugarone, è morto o dono o ossia, ora sarei volentieri la compagnia. E se potesse ancora di lassù, e mandaria da tre venti da più. E dato la lettera ai nostri dei strambi, l'andrebbe che un sé si propigandi. Perché gli amici, cuspita sti corte, le quasi mai aperti con le truelle. Non è tutto così naturalmente, no, qualcosa. Questo che vi voglio dire è riguardo una categoria a cui tengo molto, perché parlo dei nonni. E se ogni fossi nonno, mi sarei incredibile. Su ritmo il nonno. La mia fiola, la fiertè, stina un maso e pastullè. Finalmente il cuspidero, la scultor, sei un grimmer. A cerebri il curidor, a farmento di dottor. Usa già la recitazione. A scegli quasi te palò. Quando ormai si vive, d'improvviso sento un strin, a scegli in ma dove non fu? Complimenti, l'ammassur. A vedersi che burlin, oramai con clever in blin. Quando il vit client fa bene, gli fa meraviglia. La mia fiola è contenta, e da un po' la carunenta. La sfaccenda di nota, veste di rima la palotta. Gli ha avuto con tantezza, un fatente tenerezza, quando bus alzato i bracci, preferirà i baci nel faci, muovi un far, come va giù, tutta volta che il tuo sol gli insegna su stestone, c'è mel no, su ritmo il no, hai predica il benzmel, quando si istruito il mel, un'emica, una delle roba, a manzè, a faragoba. Ma prenderete a me un pezzo, quel che più un datasets è un pensiero che proprio stona, quel da te ad ogni stanona. Un omaggio del Salvatore di Genia, Leonardo Benigni.
che consigli? Thank you.